Capitolo 21. Le rose di ieri. Le 2 settimane che Anna spese a Bolingbrook furono piacevolissime, anche se percorse di tanto in tanto da un vago senso di pena e di insoddisfazione quando le tornava alla mente il pensiero di Gilbert. In verità non aveva molto tempo per pensarci. Mount Holly, la bella residenza dell'antica famiglia dei Gordon, era un posto molto allegro, continuamente affollato dagli amici di Phil, di ambo i sessi. Era un susseguirsi praticamente ininterrotto di gite in carrozza, danze, picnic, ricevimenti sui battelli, tutti raggruppati da Phil sotto l'incisiva definizione di baldorie. Alec e Alonso erano sempre talmente di torno che Anna si domandò se facessero altro nella vita, oltre ad accompagnare a ballare quel fuoco fatuo di Phil. Erano tutti e due di una mascolina bellezza, ma Anna non voleva lasciarsi trascinare a scegliere chi fosse il migliore. E pensare che io confidavo tanto nella tua opinione. Ero sicura che mi avresti aiutato a scegliere quale dei due sposare, si lamentava Phil. Ah, no, devi deciderlo da te. Sei sufficientemente esperta per decidere chi devono sposare gli altri, ritorse caustica Anna. Oh, questo è diverso, esclamò di cuore Phil. Ma il momento più dolce del soggiorno di Anna a Bolingbrook fu quello in cui rivide la casa dove era nata. Una piccola casina gialla, cadente, in una strada fuori mano. La casina che lei aveva rivisto tante volte nei suoi sogni. Mentre Phil si dirigeva verso il cancello, Anna sostò a guardarla con occhi adoranti. «È esattamente come la ricordavo», disse. «Non c'è più il caprifoglio intorno alle finestre, ma c'è ancora l'albero di lilà, vicino al cancello, e sì, ci sono ancora le tende di mussola alla finestra». Sono così felice che sia ancora dipinta di giallo. Una signora molto magra e molto alta aprì la porta. Sì, gli Shirley vivevano qui 20 anni fa, disse in risposta alla domanda di Anna. L'avevano affittata, me li ricordo. Morirono entrambi di febbre quasi subito. È stato orribile. Lasciarono una bambina, penso che sia morta da molto tempo. Se la presero il vecchio Thomas e sua moglie, come se non ne avessero già abbastanza loro di bambini. Io non sono morta, sorrise Anna. Ero io quella bambina. Non dirmi. Sei davvero cresciuta? Esclamò la donna, come se fosse sorpresa per il fatto che Anna non fosse più una bambina. Fatti vedere. Adesso sì che vedo la rassomiglianza. Sei tale e quale tuo padre. Lui aveva i capelli rossi. Però ricordi tua madre negli occhi e nella bocca. Lei era così carina. Il mio frugolino andava a scuola da lei. Oh, la amava quasi alla follia. Sono stati sepolti insieme e la scuola gli ha fatto fare una lapide per riconoscenza dei servizi resi. Vuoi entrare? Posso visitare la casa? Domandò Anna calorosamente. E come, mia cara, se ci tieni? Non ti prenderà molto tempo perché c'è poco da vedere. Ho messo alle strette mio marito perché mi faccia una cucina nuova, ma lui non trova mai la forza sufficiente. Il salotto è di qua e sopra ci sono 2 stanze. Fai tu, io devo andare a badare al bambino. La stanza a levante è quella in cui sei nata. Ricordo che tua madre diceva che le piaceva guardare il sorgere del sole e ho anche sentito che tu sei nata proprio all'alba e che la sua luce sul tuo volto è stata la prima cosa che tua madre ha visto. Anna salì per le ripide scale ed entrò nella piccola stanza est con il cuore in tumulto. Per lei quel luogo era sacro come un tempio. Qui sua madre aveva sognato i teneri sogni felici dell'attesa. Qui la luce rosata del sole nascente le aveva illuminate entrambe nell'ora benedetta della nascita. Qui, infine, sua madre era morta. Era per lei una di quelle ore preziose della vita che si incastonano per sempre nella memoria, irradiando luce. Solo a pensarci. Mia madre era più giovane di me adesso quando sono nata, sussurrò. Quando Anna scese, la padrona di casa le andò incontro nel vestibolo. Le porse un pacchetto polveroso legato con uno sbiadito nastro azzurro. È un pacchetto di lettere che ho trovato nell'armadio quando sono venuta ad abitare qui, disse. Non so che cosa sono perché non le ho mai guardate, ma l'indirizzo sulla busta è signorina Bertha Willis, e questo era il nome di tua madre da ragazza. Puoi averle se ci tieni. Oh, grazie, grazie! Gridò Anna felice afferrando il pacchetto. Questo è tutto quanto era rimasto in casa.
disse la loro ospite. I mobili vennero tutti venduti per pagare il conto del medico e la signora Thomas prese gli abiti e le piccole cose che appartenevano a tua madre. Sono sicura che non hanno resistito a lungo con i ragazzotti dei Thomas. Erano delle bestie, a quanto ricordo. Io non ho niente che sia appartenuto a mia madre, disse Anna con voce soffocata. Non potrò mai ringraziarla abbastanza per queste lettere. Non c'è di che, ma per Diana, i tuoi occhi sono identici a quelli di tua madre. Tuo padre era meno appariscente, ma anche lui era molto bello. Ricordo di aver sentito la gente dire che non si era mai visto nessuno più innamorato di loro quando si sono sposati. Povere creature, non sono vissute a lungo, ma sono stati molto felici per il tempo che sono vissuti e credo che questo conti parecchio. Anna ardeva dal desiderio di tornare a casa a leggere le lettere, ma prima compì un breve pellegrinaggio. Andò tutta sola nell'angolo verde del vecchio cimitero di Bolingbroke, in cui riposavano sua madre e suo padre, a posare sulla loro tomba un grande mazzo di fiori bianchi. Poi si affrettò in direzione di Mount Holly e si precipitò nella sua stanza a leggere le lettere. Alcune erano state scritte da suo padre, altre da sua madre. Non erano molte, circa una dozzina, perché Walter e Bertha Shirley non erano stati separati a lungo durante il loro fidanzamento. Le lettere erano sbiadite, ingiallite, appannate e macchiate dal tempo. Non riflettevano pensieri di profonda saggezza nelle loro pagine stropicciate e scolorite, ma solo amore e fiducia. A loro apparteneva la dolcezza delle cose dimenticate, i sogni appassionati e svaniti di quegli amanti ormai da tempo defunti. Bertha Shirley aveva posseduto il dono di scrivere lettere capaci di riflettere la personalità di chi le scriveva, una personalità piena di fascino che si esprimeva in pensieri il cui profumo e la cui bellezza erano rimasti intatti attraverso il tempo. Le lettere erano tenere, intime, delicate. Ad Anna la più dolce parve quella che sua madre aveva scritto a suo padre durante una breve assenza di lui. Erano piene di notizie di una giovane madre fiera della propria bambina. Parlava della sua intelligenza, della sua grazia e della sua infinita dolcezza. Mi piace moltissimo quando dorme e ancor più quando è sveglia, aveva aggiunto nel poscritto Bertha Shirley. Probabilmente quella era l'ultima frase che aveva scritto in vita sua. La fine per lei era davvero vicina. Questo è stato il giorno più bello della mia vita, confidò Anna a Phil quella sera. Ho trovato finalmente mio padre e mia madre, le loro lettere me li hanno resi reali. Non mi sento più un'orfana. È come se avessi aperto un libro e vi avessi trovato tra le pagine le rose di un tempo, dolci e amate. Capitolo 22. Anna e la primavera ritornano a Green Gables. Il riflesso delle fiamme danzava sulle pareti di Green Gables, perché quella sera di primavera era assai fredda e attraverso la finestra levante, aperta sul frutteto, giungevano all'interno le voci dolcemente elusive della notte. Marilla sedeva accanto al fuoco, almeno nel corpo. Nello spirito stava infatti percorrendo vecchie strade, con piedi ritornati giovani. Negli ultimi tempi Marilla aveva speso così tante ore, mentre pensava che avrebbe dovuto lavorare a maglia per i gemelli. «Sto invecchiando», disse. Marilla non era cambiata molto in quegli ultimi 9 anni, era soltanto diventata più magra e ancora più spigolosa. C'era qualche spruzzata di grigio tra i capelli, che portava sempre in un nodo stretto sulla nuca con 2 forcine. Erano sempre le stesse forcine, ancora infilzate dentro. Ma la sua espressione era profondamente mutata. Qualcosa intorno alla bocca lasciava intendere un senso dell'umorismo ben sviluppato. Gli occhi erano più dolci e gentili, e il sorriso più frequente e più tenero. Marilla pensava al proprio passato, alla sua infanzia povera ma non infelice, ai sogni gelosamente nascosti e alle speranze sfiorite dell'adolescenza. E ai lunghi, grigi, angusti, monotoni anni della triste mezza età.
che erano seguiti, e all'arrivo di Anna, con il suo bagaglio di amore e di fantasia, la viva, fantasiosa, impetuosa Anna, che recava con sé mille colori e calore e luce, tanto che dalla solitudine della sua vita era sbocciata una rosa. Marilla sentiva che dei 60 anni della sua vita ne aveva vissuti 9 soltanto, quei 9 che erano seguiti all'arrivo di Anna. E Anna sarebbe tornata a casa la sera seguente. La porta della cucina si aprì e Marilla alzò gli occhi, convinta di scorgere la signora Lind, ma c'era Anna di fronte a lei, alta e con gli occhi luccicanti, le mani colme di biancospini e di violette. «Anna Shirley!» esclamò Marilla. Per la prima volta in vita sua non cercò di nascondere la propria sorpresa, accolse la ragazza tra le sue braccia e la strinse al petto insieme ai fiori che recava, baciandole con trasporto i capelli lucenti e il dolce viso. «Non ti aspettavo prima di domani. Come sei arrivata da Carmody?» «A piedi, carissima Marilla. Non l'ho fatto dozzine di volte ai tempi del Queens. Il fattorino delle poste porterà domani il mio baule. Mi sentivo morire di nostalgia e sono venuta un giorno prima. E, oh, Marilla, che cosa meravigliosa passeggiare al tramonto in maggio. Mi sono fermata a cogliere il biancospino. Venendo attraverso la valletta delle viole, ce n'era proprio un ciuffo. Guarda che tenere, hanno la stessa luce del cielo. Annusale, Marilla, aspira!» Marilla annusò coscienziosamente, ma era più interessata ad Anna che ad annusare violette. «Siediti, bambina, devi essere proprio stanca, ti preparo subito qualcosa da mangiare. C'è una luna meravigliosa stasera laggiù dietro le colline, Marilla, e come cantano le ranocchie per il mio ritorno a casa da Carmody. Adoro la musica delle rane, mi riporta alla mente le mie più belle notti di primavera e mi ricorda sempre la prima sera che ho passato qua. Te la ricordi, Marilla?» «E come?» annuì Marilla con enfasi. «Non credo che la dimenticherò mai.» Quell'anno le ranocchie non facevano che cantare nello stagno e nel ruscello. Mi piace ascoltarle dalla mia finestra, al buio. Non cessa di stupirmi il loro canto, così allegro e felice. È così bello essere di nuovo a casa. Redmond era splendida e Bolingbroke deliziosa, ma Green Gables è casa mia. Ho sentito che Gilbert non torna a casa quest'estate, disse Marilla. No. Qualcosa nella voce di Anna indusse Marilla a rivolgerle un'occhiata penetrante, ma Anna sembrava occupatissima a sistemare le violette in un vaso. «Guarda, non sono tenere?» continuò in fretta. «L'anno è come un libro, non è vero, Marilla? Le pagine di primavera sono scritte con biancospino e violette. Quelle estive con le rose e l'autunno con le foglie rosse dell'acero e quelle d'inverno con agrifoglio e sempreverde. Ha passato bene gli esami, Gilbert?» insistette Marilla. «Oh, benissimo, è stato il migliore del suo corso. Ma dove sono i gemelli e la signora Linde?» «Rachel e Dora sono andate dal signor Harrison. Davy è a casa dei Boulter, ma mi sembra di sentirlo arrivare.» Davy irruppe nella stanza, scorse Anna, si fermò, poi le si buttò tra le braccia con un urlo di gioia. «Oh, Anna, sono così felice di vederti! Senti, Anna, sono cresciuto di 3 centimetri dall'autunno scorso. La signora Linde mi ha misurato oggi e, dimmi, Anna, guarda il mio dente davanti, se n'è andato!» La signora Linde lo ha legato con un filo e ha stretto l'altro capo intorno alla maniglia della porta, poi ha aperto la porta. L'ho venduto a Milty per 2 centesimi. Milty colleziona denti. «E perché mai colleziona denti?» si stupì Marilla. «Per farsi una collana, così può giocare a essere un gran capo indiano», spiegò Davy, rannicchiandosi in grembo ad Anna. «Ne ha già 15 e tutti gliene hanno promessi altri, così non ha nessun senso che ci mettiamo a collezionarli anche noi. Ti dico che i Boulter hanno un gran senso degli affari.» «Sei stato bravo dai Boulter?» si informò severamente Marilla. «Sì, ma di un po', Marilla, mi sono stufato di essere bravo.» «Ti stancheresti molto prima di essere cattivo, ragazzo mio», disse Anna. «Però mi divertirei un sacco a esserlo», si incaponì Davy. «Potrei pentirmi dopo, no?» «No, pentirsi non basta a cancellare le conseguenze di una cattiva azione. Davy, non ricordi quella domenica dell'estate scorsa, quando hai marinato la scuola domenicale? Allora mi dicesti che essere cattivi non era affatto divertente.»
Che cosa avete fatto tu e Malti oggi? Oh, abbiamo pescato e inseguito il gatto e siamo andati in cerca di uova e abbiamo gridato per fare l'eco. C'è un eco eccezionale nella macchia dietro il granaio dei Baulter. Che cos'è l'eco, Anna? Voglio saperlo. Ecco, l'eco è una bellissima ninfa, Devi, che vive lontana nei boschi e ride al mondo attraverso distanti colline. E com'è fatta? Ha occhi e capelli scuri, ma il collo e le braccia sono candide come la neve. Nessun occhio mortale potrà mai vedere quanto è bella. È più agile di un cervo e la sua voce scherzosa è tutto quanto possiamo conoscere di lei. Puoi sentirla chiamare durante la notte e udirla ridere sotto le stelle, ma non potrai mai vederla. Vola lontano se la rincorri e ride di te, sempre dalla collina che segue quella su cui tu ti trovi. È vero, Anna? O è una bugia? Domandò Davy con gli occhi sgranati. Davy, lo ammonì Anna senza speranza. Non hai abbastanza buon senso da saper distinguere tra una bugia e una leggenda? Allora che cos'era che rintronava dalla macchia dietro ai Baulter? Voglio saperlo, insistette Davy. Quando sarai un po' più vecchio, Davy, te lo spiegherò. L'accenno all'età impresse evidentemente un nuovo corso ai pensieri di Davy perché, dopo un momento di riflessione, lui bisbigliò con fare solenne: Anna, mi sposo. Quando? Domandò Anna con pari solennità. Oh, quando sarò cresciuto, non prima, naturalmente. Bene, ciò mi solleva, Davy. Chi è la dama? Stella Fletcher. È in classe mia, a scuola. Di Anna, lei è la più bella ragazza che abbia mai visto. Se morirò prima di diventare grande, tu le darai un'occhiata, non è vero? Davy Keith, piantala di dire sciocchezze. Lo rimproverò severamente, Marilla. Non è una sciocchezza, protestò Davy in tono offeso. Lei è la mia promessa sposa, e se io morissi diventerebbe la mia promessa vedova, non vi pare? E lei non avrebbe nessuno che badi a lei, eccetto sua nonna. Vai a mangiare, Anna, disse Marilla, e non incoraggiare il bambino nel suo discorso assurdo.